realizzare il nostro Bactus, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea Malindic Batik Color, che è questo bellissimo gomitolo da 100 grammi che misura 260 metri. Il colore che ho scelto io è lo 01, perché è un colore molto simile a quello che ho utilizzato per poter fare il mio smanicato, perché questo è un coordinato smanicato con il Bactus. Detto ciò, lavorerò con l'uncinetto il numero 3. Il campione ve lo faccio vedere con un altro filato perché ha meno sfumatura, quindi si riesce a capire meglio la lavorazione. Ma partiamo dall'inizio. Allora, i primi giri, diciamo che non ve li chiamerò 1 o 2, perché altrimenti vi potreste confondere, quindi ve li chiamerò, non li chiamerò, dirò soltanto passiamo al giro successivo. Poi vi dirò il primo e il secondo giro, in modo tale da farvi capire bene quali sono i due giri che andranno sempre ripetuti e che permetteranno di aumentare la nostra lavorazione. Sono uguali ai primi giri, però si capisce meno, quindi per questo preferisco chiamarli primo e secondo giro dopo. Allora, lavorerò con l'uncinetto numero 3, andiamo a fare il nostro anello magico. All'interno dell'anello magico andiamo a lavorare 4 catenelle che sono la nostra prima maglia alta doppia, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, prendo il filo, rientro e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, 1 e 2, prendo due volte il filo sull'uncinetto, rientro dentro l'anello magico e vado a fare la mia maglia alta doppia. Ho terminato così il giro, tiro l'anello magico, mi giro con la lavorazione e andiamo a fare il giro successivo, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1 2 3, 3 catenelle di separazione, 1 2 3, prendo, vado nell'archetto di 2 catenelle, realizzo una maglia bassa, 5 catenelle, 1 2 3 4 5, entro nell'archetto successivo e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 1 2 3, prendo il filo, entro partendo da sotto, entro nella quarta catenella che equivaleva alla mia maglia alta doppia e vado a fare una maglia alta. Rigiro la lavorazione e vado a fare il giro successivo. E quindi vado a realizzare 4 catenelle che sono la mia prima maglia alta doppia, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Prendo il filo, vado nell'archetto di 3 catenelle e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nell'archetto di 5 catenelle, entro e vado a fare una maglia bassa. Io entro nell'archetto tranquillamente, se voi volete la lavorazione più lineare entrate nella terza catenella del gruppo di 5 e andate a fare la maglia bassa. 3 catenelle, 1 2 3, prendo il filo, entro nell'archetto successivo e di nuovo vado a fare 3 maglie alte, 1 2 e 3, 3 catenelle, 2 e 3, prendo due volte il filo sull'uncinetto, entro nella terza catenella partendo dal basso, 1, 2, 3, e vado a fare la mia maglia alta doppia. E si ricomincia da capo. Adesso ve lo chiamo primo giro, in modo appunto da farvi capire bene la lavorazione. Vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. 3 catenelle di separazione, 1 2 3, entro nell'archetto di 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa, 5 catenelle, 1 2 3 4 5, entro nell'archetto successivo, quindi salto le 3 maglie alte e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, entro nell'archetto successivo e vado a fare una maglia bassa, 5 catenelle, 1 2 3 4 5,
entro nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle per terminare il giro, 1, 2, 3, prendo il filo, entro nella quarta catenella che equivaleva la mia maglia alta doppia e realizzo una maglia alta. Quindi iniziamo a vedere questa cosa. Quando dobbiamo superare il gruppo di 3 maglie alte, andiamo a fare 5 catenelle. Quando superiamo invece la maglia bassa, dobbiamo fare 3 catenelle. Questo è per farvi capire bene la lavorazione. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio secondo giro e vado a realizzare 4 catenelle che sono mia prima maglia alta doppia, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Prendo il filo, entro nell'archetto di 3 catenelle e realizzo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Entro nell'archetto di 5 catenelle e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Entro nell'archetto di 3 catenelle e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3. Entro nell'archetto di 5 catenelle e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Entro nell'archetto di 3 catenelle e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Prendo 2 volte il filo sull'uncinetto e termino il mio giro entrando nella quarta catenella andando a fare una, scusatemi, nella terza catenella. Nella terza catenella e vado a fare una maglia alta doppia. Quindi ho terminato anche il secondo giro e anche nel secondo giro abbiamo capito come funziona. Quando abbiamo l'archetto di 3 catenelle andiamo a fare le nostre 3 maglie alte, quando invece abbiamo l'archetto di 5 catenelle andiamo a fare la maglia bassa e vedete la lavorazione si allarga. Quindi mi giro e andiamo a fare il nostro primo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, perché devo superare le maglie alte, entro nell'archetto successivo, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, perché devo superare la maglia bassa, quindi vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, supero le 5 maglie, le 3 maglie alte, entro nella successiva archetto e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, supero le 3 maglie alte, entro nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. Vado a terminare il giro facendo 3 catenelle, prendo il filo, entro stavolta nella quarta catenella e vado a fare una maglia bassa. Quindi vedete la nostra lavorazione si va ad allargare. Mi giro e di nuovo andiamo a fare il secondo giro per farvelo rivedere. E andiamo a fare 3 catenelle, 4 catenelle che sono sta prima maglia alta doppia, 3 catenelle di separazione. Prendo il filo, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Vado nell'archetto di 5 catenelle, realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nell'archetto di 3 catenelle, vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e rientro 3. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 5 catenelle, realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo le mie 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3,
vado nell'archetto di 5 catenelle, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo le mie 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, prendo due volte il filo sull'uncinetto, entro nella terza catenella e vado a fare, scusatemi, una maglia alta doppia. Bene, quindi questi sono i due giri che andremo sempre a ripetere e questa è la lavorazione che verrà fuori. E vedete che, scusate, man mano che andremo a lavorare si allargherà sempre di più, ma non verrà quella punta proprio punta, è meno appuntito, diciamo così, si allungherà di più rispetto alla punta che viene. È una cosa che noterete man mano che andrete a fare la lavorazione e io la considero come lavorazione migliore per poter fare questi bactus estivi rispetto a quelli invernali. Detto ciò, quindi lavorerò con un 100 numero 3, userò il Malindi e sicuramente utilizzerò tutto il mio gomitolone. Allora, ho finito di lavorare tutto il mio gomitolone, vedete quanto è venuta lunga la mia lateralmente il mio bactus, è perfetto, mi gira tranquillamente attorno al collo e la punta non è molto alta, quindi non scende tantissimo, quindi ripeto, è una lavorazione che mi piace proprio per questo tipo di bactus estivi primaverili, però diciamo questo è più un bactus che voglio usare in estate quando ci sono quelle serate molto umide, soprattutto per chi va in campagna, in montagna, è perfetta per essere utilizzata. Adesso nasconderò soltanto i filini e sarà terminata. Potrei fare anche un bordino, ma in realtà mi piace questa lavorazione un po' frastagliata che è venuta qui ai bordi, che gli dà quel movimento in più, quindi preferisco lasciarla così com'è. Però vi ripeto, ho utilizzato tutto il gomitolo. Se la volete fare più larga, più grande, quindi tipo una stola a questo punto, vi consiglio quindi due gomitoli, oppure se lo volete far diventare un pareo, anche in quel caso vi consiglio due gomitoli, perché così potrete utilizzarla appunto come un pareo.